Allora, mi sai dire che animale ha Mary, ragazzo mio? Mary ha un agnello dalla pelliccia bianca come la neve. Bene, sei davvero tu, figliolo? Sicuro che Luan non ti abbia seguito? Sicurissimo! Ho preso 4 autobus diversi e in più ho chiesto a Clyde di sorvegliarla. E ora mettiamoci al lavoro. Domani sarà il 1° d'aprile e non abbiamo ancora un piano per impedire a Luan di riempirci di scherzi. Chi ha qualche idea? Bappi ha detto che possiamo nasconderci nella cantina, ma attenzione alle trappole per i topi e all'amianto. Molto convincente, tesoro. C'è una piccola isola a sud di Guam, raggiungibile solo con un sottomarino. Non abbiamo i passaporti, sveglia! A fronte di una garanzia di pagamento, posso costruire una navicella che ci porti su Europa la luna di Giove. Potremmo scavare un sistema di tunnel sotto casa! Perché non chiediamo semplicemente a Luana di smetterla, magari molto gentilmente? No, non abbiamo speranza! Scusate, potete spostarvi? Noi qui stiamo cercando di girare un film. Sì, ragazzi, via dall'inquadratura! Bene, sono pronta per il primo piano. Mi dispiace, piccolina, ma devi andartene anche tu. Stiamo per girare una scena pericolosa. Peggio per voi! Azione! Stop! Accidenti, avete visto? Quel tipo è indistruttibile! Avete notato che è identico a papà? Potremmo assumerlo per subire gli scherzi di Luana al posto mio! Non dicevo sul serio. Ma papà, potrebbe essere il nostro piano perfetto. Assumiamo delle controfigure che subiscano gli scherzi e per una volta noi non soffriremo. Potrebbe funzionare. Forte, queste controfigure sono identiche a noi. No, tesoro, quelle vere sono di là. Oh, beh, vanno bene lo stesso. Bene, mi dica, quanto verrà a costare? Il conto è in dollari, vero? Non capisco come mai la mia controfigura sia vecchia. Hai 11 anni e hai i capelli bianchi, ho fatto del mio meglio. Ho rinunciato alla pensione per questo lavoretto. Ultimamente non facevo altro che stare seduto a leggere i mutande. Non ha importanza, è perfetto. Va bene, famiglia, abbiamo tutti una controfigura e dobbiamo insegnare loro come comportarsi come noi. Ma in fretta, Luan tornerà alle 5, se troverà la casa vuota. Ha notato? Parlo con le mani, sono un gesticolatore. Mettete il fango in faccia in questo modo, fa niente se ti entra in bocca. Oltre alla nostra lingua, io parlo anche mandarino, latino, svedese e rap del West Coast. Dunque, questo è il romanzo a cui sto lavorando e dato che Luan potrebbe farti delle domande in merito, ti consiglio di leggerlo tutto questa sera. Avanti, vediamo come cammini. Ci siamo quasi, ma hai dimenticato questo. Per prima cosa, al mattino mi precipito in bagno per evitare la coda. Oh, lo faccio anch'io. Ci sono delle vecchiette molto prepotenti al centro geriatrico. Poi, prima di andare a scuola, a volte mi fermo a prendere un flap e il mio preferito è melone e lime. Il mio gusto preferito di gelatina. Ed ecco il piano. A mezzanotte scattaioleremo fuori casa e cederemo il posto alle nostre controfigure che entreranno in azione. Buona fortuna, ragazzi! Allora, siete pronti? Non preoccuparti, siamo preparati. Andrà alla grande.